Eccoci ad un altro esempio, di nuovo un po' paradossale, perché le percentuali vengono diverse secondo il punto di vista, ed è quello già citato nella video lezione precedente dell'altezza di Tizio e di Caio. Qui abbiamo Tizio e Caio. Tizio è beato lui 1,75, Caio è poverino 1,55 m, succede. Le domande possono essere due, i punti di vista possono essere due. Prendiamo il punto di vista di Tizio. Tizio è più alto di Caio, guarda giù, 1,55 m, cioè quant'è che di differenza? Ah, non ho calcolato, diciamo, differenza sono 20 cm. Sono 20 cm di differenza. Quanto Tizio è più alto di Caio? In realtà la preposizione di qua, il complemento di Caio, ci fa capire che io sto riferendomi all'altezza di Caio, alla bassezza ovviamente. Questa domanda è riferita all'altezza di Caio e ci si chiede quanto Tizio è più alto di questa altezza di riferimento. Quindi segniamola, questo è il riferimento, è il totale. Nel nostro schemino della proporzione, il totale, che è quello che poi viene diciamo messo in analogia con il 100%, è questo. Mentre invece se la domanda è quanto Caio è più basso di Tizio, il complemento di Tizio significa che il totale di riferimento stavolta è quello di Tizio del 1,75 m. Adesso vediamo di fare, impostare le due proporzioni per trovare le relative percentuali. Ora, nell'impostazione di proporzione facciamo il solito schemino che vi raccomando di fare finché non l'avete imparato bene. Qui c'è il posto per mettere le quattro elementi della proporzione, dividiamo per categorie, si può fare in vari modi. Adesso in questo caso facciamo una cosa, mettiamo qui qui Tizio, dunque, no, mettiamo qui le percentuali e qui le altezze, quindi anzi mettiamoli in centimetri, i centimetri, le altezze in centimetri, così non dobbiamo usare i decimali. Dopodiché sotto, come sottocategoria, mettiamo parte totale, ok? Il totale della percentuale è sempre facilissimo, è sempre il 100. La parte della percentuale è la x che dobbiamo trovare. Quando andiamo sui centimetri sappiamo che il totale, siccome il riferimento è su Caio, Caio è 1,55, mettiamo 155 centimetri. La parte, cos'è la parte? Io sto cercando di capire quant'è più alto in percentuale uno rispetto all'altro, ma il più alto sono i famosi 20 centimetri di differenza. Ok? Quindi la parte per noi qui è 20. Ok? La x è un estremo, quindi si fa il prodotto dei medi 100 per 20, si divide per 155, quindi facciamo 200 diviso 155, no, 2000, inizio. 2000 diviso 155 fa 12,9, quindi mettiamo un bel circa uguale 13. Allora, la risposta al problema, se mi viene chiesto quanto è Tizio più alto di Caio in percentuale, metto circa il 13%, ok? Proviamo a fare l'impostazione della proporzione nell'altro caso, quindi nel caso in cui l'altezza di riferimento sia di Tizio invece che Caio. Proviamo a fare lo schema e a impostarlo in maniera diversa, alternativa rispetto a questo, nel senso che possiamo mettere, che ne so, qui le parti e qui i totali, ok? Antecedente conseguente mettiamo la percentuale come antecedente e come conseguente mettiamo i centimetri. Ok, quindi qui si sono scambiati i ruoli rispetto a prima, ma l'importante è che ci sia la coerenza nel ragionamento. Allora,
Il totale delle percentuali è il solito 100, come sapete, no? Il totale dei centimetri, il riferimento è tizio, tizio è quello di 175 centimetri, quindi qui mettiamo 175. Poi le parti, la parte di cui Caio è più basso di Tizio sono i soliti 20 centimetri di differenza, e in percentuale la x è quella che dobbiamo trovare. Qui la x, come ci è sempre capitato, però può capitare anche che la x da un'altra parte, qui è sempre capitato che un estremo, quindi la x si trova facendo il prodotto dei medi, quindi x uguale 20 moltiplicato 100 diviso l'altro estremo, che è 175, e questo affare farà circa, calcolatrice alla mano, è sempre il 2000 da dividere stavolta per 175, e fa circa 11,4, quindi mettiamo 11 circa. La risposta è circa l'11%. Vedete che qui, rispetto all'esempio dello sconto o del regalo di prima, che c'era una differenza grossa da 50% a 30%, qui tra l'11 e il 13 non è che c'è tutta questa differenza, c'è comunque una differenza. Quei 20 centimetri, che è la parte che differenzia, 20 centimetri rispetto a metro e mezzo o due metri, è comunque 10%, quindi quella cosa lì confrontata o con l'uno o con l'altro non viene la stessa cosa. Si avvicinano, però ovviamente non sono uguali. Ok, e anche questo esempio paradossale l'abbiamo fatto. Andiamo avanti.